Il prezzo base d'asta di euro 1.075. Numero 3 c'è l'offerta 1.100. Allora, nessuno mi offre di più? 1.175. Il prezzo è chiuso, non ci sono più offerte accettabili. Immagini particolari che non si vedono tutti i giorni e raccontano di un'asta di arieti di razza sarda andata in scena nell'ambito di un'iniziativa promossa dalle associazioni regionali degli allevatori di Calabria e Basilicata in collaborazione con l'Associazione Nazionale della Pastorizia, il tutto presso l'Istituto Tecnico Agrario di Ciron Marina diretto da Rita Nania. Abbiamo voluto far vedere che l'impegno che c'è verso questo settore, che noi ci crediamo in maniera completamente, diciamo, da agricoltore, da allevatore, insomma. Questa razza è appannaggio soprattutto degli allevatori sardi che portano e commercializzano questo tipo di animali. Oggi siamo qui con dei nostri allevatori e devo dire della provincia di Potenza. Questi due allevatori che hanno portato degli animali eccezionali, con delle caratteristiche eccezionali e che possono incrementare questa razza su tutto il territorio meridionale. Una bella giornata all'aria aperta per tantissimi ragazzi che qui studiano, seguiti da docenti attenti e preparati. I ragazzi sono stati straordinari, perché i nostri ragazzi sono ragazzi che hanno voglia di saper fare e questo lo sanno fare, studiano, però mettono in pratica lo studio. Noi infatti abbiamo degli ottimi potatori, sanno innestare, sono capaci di fare tutto. Molte volte noi ci lamentiamo dei nostri giovani. I nostri giovani sono dei ragazzi fantastici. Come istituto agrario vogliamo aprirci al territorio. Queste sono le manifestazioni che i ragazzi vogliono far dimostrare, chiaramente quali sono le attività didattiche, dimostrative, proprio chiaramente aperte al territorio. Una giornata particolarmente ricca di eventi e caratterizzata da un ottimo pranzo preparato accuratamente dagli studenti dell'alberghiero. Qui stiamo sul territorio dell'istituto agrario e abbiamo più indirizzi, ma questo secondo me è un indirizzo insieme all'alberghiero fondamentale per il nostro territorio, perché dà la possibilità ai nostri giovani di trovare immediatamente lavoro e insomma, e poi in un territorio come il nostro, avvocazione turistica e agricola, io penso che sia la strada giusta per loro. Tantissimi i partecipanti, un appuntamento che ha visto la partecipazione di Mauro Dacri, consigliere regionale delegato all'agricoltura. Ma questa è una grande sinergia anche tra le scuole agrarie e alberghiere. Questo è il futuro della Calabria, noi dobbiamo mettere in sintonia proprio questo. Io ringrazio tutte le scuole calabrese che in questi anni abbiamo avuto stiamo cercando di fare anche come regione una sinergia, perché se noi partiamo dalle scuole, educhiamo i futuri imprenditori agricoli della Calabria, noi potremmo fare una grande scommessa su questo settore, su questi giovani.